Mi ricordo il mio incontro con Pascal, è stato soltanto quei giorni della contestazione, i giorni del 68, e mi impressionò molto questo suo aspetto contadinesco, un po' barbarico, un po' primitivo, che in fondo era quello che io stavo cercando in quel momento. E il fatto di adesso di essere qui in questo museo e ricevere il premio Pascal, per me, devo dire, è una cosa molto molto importante per la mia vita. Mi sarebbe molto piaciuto capire Pascal dove sarebbe andato a finire. A me sarebbe molto piaciuto perché aveva in sé delle capacità veramente del futuro. Il fatto di affondare un piede nel passato e un altro piede nel futuro, secondo me, è una costante di Pascal, come per tutta la vita è stata una costante mia. Fabrizio Plessi presenta in occasione del conferimento del premio Pascal 2014 un'opera che evidentemente si ispira a livello anche inconscio in qualche modo all'opera di Pino Pascal. In realtà, a mio parere, quest'opera dimostra quanto la modernità di Pascal sia stata lasciata in eredità a un artista moderno all'epoca, dal 68 già, come Plessi, e ancora più moderno oggi, che a fronte delle sue sperimentazioni partite da esperienze in clima di arte povera e concettualismo negli anni 70, oggi diventano d'avanguardia perché lui aveva immaginato l'uso della tecnologia quando la tecnologia ancora non era sostanzialmente praticabile. Ancora oggi immagina, nonostante la tecnologia sia facilmente a disposizione, ancora oggi riesce a immaginare prima quello che poi riuscirà a fare dopo. Io dico sempre che sono un navigatore solitario, cioè sono abituato in questo mare che è sempre in tempesta del mondo dell'arte, sono attaccato al mio timone di questa mia barca, so dove andare a finire, dove andare a approdare, lontano da tutti questi spifferi di correnti che in tanti anni ho visto arrivare, divulgarsi e poi sparire nel nulla. Io ho sempre pensato, in fondo, che il mio lavoro era un lavoro di materiali poveri, ancestrali, primordiali, legati ed uniti dal cangiante tecnologico. Questa è stata veramente l'idea del mio lavoro basico. Ecco perché io sono sempre stato asincrono col mio tempo e questo in fondo è stato un grande svantaggio apparentemente e invece poi si è trasformato in un grande vantaggio di aver previsto certe cose che poi con gli anni si sarebbero assuefatte e divenute realtà. Io ho sempre pensato che in fondo l'acqua e il video convivano con segrete complicità, perché ci sono delle grandi analogie dall'acqua e il video, anzi mi stupisco che moltissimi artisti non l'abbiano percepito prima. A volte io, essendo un emiliano che è approdato a Venezia, una città allagata, l'acqua è stato un elemento dominante della mia vita. E a volte, mentre io disegno, i riflessi dell'acqua di Venezia entrano dentro al mio disegno
e lo rendano più fluido, più mobile, più elastico. E diciamo, il mio lavoro è sempre stato quello di immergermi in questo flusso acquatico, che è il flusso in fondo di pixel digitali e anche dell'acqua mai però illustrativa. La mia acqua non racconta mai niente, la mia acqua dà emozioni semmai, ma non vuole essere narrativa. Io odio tutto ciò che è narrativo, didascalico, didattico. Io cerco di dare emozioni attraverso un flusso che è una metafora del flusso della ragione. Naturalmente l'acqua di Pascali non è l'acqua di Plessy. Pascali non credo abbia mai fatto un progetto tecnologico. Io sono partito da lì invece per arrivare su altre posizioni. Però credo che la presenza di Pascali nel mio lavoro sia stata molto, molto importante. Io penso che Pascali e Fontana sono stati due artisti importantissimi per l'arte italiana. Per cui ho fatto una specie di installazione che in fondo senza fatica è un omaggio a Pascali, però un omaggio a Plessy, è una specie di Plescali, ecco, diremmo. Plessy e Pascali messi insieme, quasi come un grande omaggio a un artista che veramente io ho amato. E poi ci sono questi tre tavoli giganteschi, appoggiati alla parete, in una forma un po' precaria, che in fondo era l'aspetto di Pascali che mi interessava di più. Il fatto di niente che fosse precostituito, ma tutto avesse una specie di instabilità mentale e fisica. Per cui credo che sia un'opera molto minimale, molto assoluta, che risponda però esattamente a questa grande ammirazione che ho avuto per quest'uomo e un omaggio alla sua grande qualità poetica.